La Sony Alpha 7C è una macchina fotografica relativamente recente, è arrivata a fine 2020. Dunque, perché questo titolo? A una prima occhiata sembra una macchina fotografica fantastica, è piccola, compatta, leggera, gira in 4K, ha un sensore full frame stabilizzato, costa relativamente poco. Nonostante tutto, però, ci sono delle cose che devi assolutamente sapere prima di comprare questa pur ottima fotocamera entry level. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Al termine di questo video saprai esattamente cosa aspettarti dalla Sony A7C, compreso un piccolo dettaglio che non trovi recensito tanto facilmente, ma se ti serve è davvero un bel problema. Prima di vedere tutto questo, ti ricordo che puoi supportare gratuitamente questo canale utilizzando i link che trovi nella descrizione qui sotto e in particolare la mia vetrina Amazon, ma se vuoi addirittura risparmiare nel supportarmi, iscriviti al mio gruppo su Telegram. Guardandola da fuori ti potrebbe sembrare una macchina della serie 6000, una A6004, una A6006. Non far caso a questa cage di small rig che io tengo sempre montata, sia per comodità sia perché aggiunge molti punti di montaggio e una piastra Arca Swiss estremamente comoda. Rispetto alla A6000 però abbiamo all'interno un sensore full frame che ovviamente fa tutta la differenza del mondo. Il sensore è stabilizzato, nella pratica si tratta di una sorta di A7 III con alcune differenze. Le più evidenti sono il monitor che può ruotare completamente, dunque puoi utilizzarla anche per inquadrare in verticale, insomma è completamente articolabile. Hai la ricarica USB-C che ti permette di alimentare la macchina mentre la stai utilizzando, ma anche appunto di caricare la batteria, e poi la batteria che è quella nuova, come ti aspetteresti dalla Sony A7 III appunto. Anche il menu è lo stesso della A7 III, quello che cambia è anche l'autofocus e una serie di dettagli che vedremo tra un istante. Nell'uso di tutti i giorni è una ottima macchina per fare video, ma ti assicuro anche per fare foto. È sufficientemente veloce per la maggior parte degli usi, certo non te la consiglierei come macchina se fai fotografia sportiva, invece è ottima se fai vlog, con lo schermo puoi vederti, è veramente leggerissima, puoi reggerla così dall'obiettivo con una focale bella corta, è davvero una comodità. C'è la nuova colorimetria di Sony, ma il video 4K si ferma a 30 fotogrammi al secondo. Se vuoi andare oltre questo, ti devi accontentare del Full HD. È una mancanza che si sente, ma che in ogni caso si può in qualche maniera superare. Dipende evidentemente dall'uso. Anche per la fotografia è un gran bell'apparecchio, al contrario della fama di cui gode. Io mi trovo piuttosto bene sia in viaggio che volendo anche per la street, nella quale applicazione ti consiglierei di utilizzare obiettivi parecchio più piccoli di questo 28-75 Tamron, un prime piccolino, e il tutto è estremamente discreto. L'autofocus velocissimo e preciso sarà senz'altro di grande aiuto. A dispetto delle dimensioni e del suo look piuttosto compatto, è una macchina estremamente affidabile e resistente. Io l'ho utilizzata recentemente per delle foto alla Cascata delle Marmore, io ero completamente zuppo, la macchina anche, ma nonostante questo tutto funzionava perfettamente, non si è bagnato praticamente nessuno dei componenti interni, come per esempio umidità nella parte della batteria, nulla di tutto questo, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Il prezzo della Sony A7C la mette in concorrenza, anche se non proprio diretta, con diversi altri modelli di casa Sony. In particolare, rispetto alla A7 III abbiamo una grande differenza, oltre a tutte quelle che abbiamo evidentemente già visto, che è quella della mancanza sulla A7C del doppio slot per le schede di memoria, e questo potrebbe essere un motivo di per sé sufficiente a scegliere l'una piuttosto che l'altra. Per quello che riguarda il video, invece, la Sony A7C, oltre all'autofocus migliore di cui ti ho già parlato, ha anche una migliore colorimetria, ma soprattutto la compatibilità con Sony Catalyst. Ho spiegato nel dettaglio di che cosa si tratta, ti linko il video nella descrizione e nella card qui sopra alla mia testa. Sempre rispetto alla A7 III, ma per la fotografia, devi anche considerare la differenza nel tempo
più veloce dell'otturatore, che per il suo tempo appunto minimo varia da un 8 millesimo a un 4 millesimo sulla A7C, e anche il Synchro Flash passa da un 250esimo a un 160esimo sulla A7C. E questo, se scatti col flash o se comunque ti piace scattare in esterni col diaframma molto aperto, potrebbe costituire un problema. Per quanto riguarda lo specifico del flash, ti ho spiegato tutto, ti lascio l'intera playlist linkata nella descrizione qui sotto, nella card sopra alla mia testa. Rispetto alla Sony A6004, meglio alla A6600, che è più vicina come prezzo, la differenza enorme è la dimensione del sensore, che diventa full frame. Al contrario di quello che può sembrare, utilizzando delle ottiche compatte, la differenza di ingombro e peso complessivo è piuttosto limitata, dunque è una cosa da considerare. Io non ho notato tutta questa differenza passando dalla mia A6400, fra le altre cose, alla A7C. Rispetto alla nuova Sony A7IV, invece, la A7C perde sotto ogni punto di vista. L'unico suo vantaggio reale è la maggiore compattezza. L'autofocus della Sony A7C è molto vicino per prestazioni a quello della A7IV e decisamente più efficace di quello della A7III, specialmente per il tracking e in particolar modo nel video. Ci sono poi una serie di, chiamiamoli, compromessi costruttivi che altri chiamerebbero difetti, alcuni dovuti alle dimensioni della macchina ed altri che sono veri e propri compromessi. Il primo, e forse più evidente, è la dimensione del viewfinder. È microscopico, dentro ti sembra di guardare su una macchina ad altri tempi. Se sei mancino e hai gli occhiali, vedere qualcosa dentro è quasi impossibile, a meno che non ti copri con la mano sinistra, ma appunto è piuttosto scomodo perché la mano ti servirebbe per gestire l'obiettivo. C'è poi la mancanza del selettore frontale, che aveva tutto lo spazio per esistere e sarebbe stato, t'assicuro, piuttosto comodo. Poi le dimensioni della macchina, che rendono quasi necessario l'utilizzo di un cage, specialmente se hai le mani grandi. Io non ho le mani grandi, ma t'assicuro che così mi trovo meglio. In alternativa a questa, che è un cage di small rig, non tanto ingombrante, ma insomma bello presente, ci sarebbe una staffadelle, che pur lasciando liberi questi sportellini sulla sinistra impedisce questo movimento dello schermo. Puoi utilizzarlo soltanto così oppure così. Mancano questi orientamenti orizzontali. Il vantaggio della staffadelle è la presenza qui di un attacco arca per attaccare la macchina in verticale sul cavalletto. Il difetto, a mio avviso, più importante di questa macchina, e che, ti dico la verità, io avevo anche sottovalutato quando l'ho acquistata, anche perché non è che lo citino in tantissimi, è la mancanza di una multiport, il connettore che utilizza Sony per, ad esempio, i controlli remoti, gli intervallometri. Abbiamo l'USB-C che serve per alimentare e caricare la batteria, ma non si può utilizzare per remotare la macchina. Io avrei rinunciato molto volentieri all'HDMI, peraltro in formato micro, per un connettore multiport. Perché ti dico questo? Perché se fai fotografia astronomica o in generale hai bisogno di lunghe esposizioni o di timelapse particolarmente articolati, non hai fortuna con questa macchina. Puoi utilizzare i tempi che puoi impostare dal selettore dei tempi, ma sei limitato a 30 secondi. E nella fotografia astronomica capita piuttosto facilmente di andare oltre questo tempo. E purtroppo con questa macchina non c'è una reale soluzione. Esiste un telecomando di Sony e un altro compatibile che però possono utilizzare la posa B, ma devi tenere fisicamente premuto un pulsante. Una cosa piuttosto scomoda. Nel complesso io sono soddisfatto della Sony A7C. È una buona scelta. Certo, è adatta a chi trae grosso beneficio dai suoi punti di forza come la compattezza, ma in generale la potenza in un package così compatto, e può convivere con i diversi compromessi che sono stati fatti per ottenere queste dimensioni così contenute. L'ho presa per convertirla full spectrum perché appunto mi piaceva avere una macchina da portare dietro senza aver troppo peso, ma adesso la sto utilizzando come macchina praticamente principale.
Al contrario di quello che dicono in tanti, che è una macchina adatta soltanto a chi fa vlog, io ti dico la verità, mi ci sto trovando molto molto bene per quello che riguarda la fotografia. Certo, devi adattarti ai compromessi che ti ho spiegato. Tieni anche presente, se fai video, che si tratta comunque di una macchina che registra a 8 bit e questo per determinate applicazioni richiede settaggi e un modo di operare un workflow adeguato, altrimenti potresti avere risultati non così soddisfacenti. T'ho spiegato quali sono i migliori settaggi per tutte le macchine Sony a 8 bit, ti linko il video qua accanto, fai clic per guardarlo. Dammi una mano col canale, condividi questo video, metti un bel like, iscriviti o abbonati al canale, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.